Buongiorno amici del canale. Ciao. Emma mi aiuta oggi perché questa impresa è titanica. Titanica per me perché devo carteggiare questo bellissimo tavolo che diventa una console. E quando poi ho finito di carteggiare mi sposto dentro, ve la faccio vedere per bene. Diventa una console ma che diventa lunghissimo, è più di 3 metri. Quindi carteggeremo il piano del tavolo aperto, il piano del tavolo chiuso che è una mezzaluna fatta console e tutte le prolunghe. Le prolunghe hanno un colore diverso, all'epoca si usava così, la parte più nobile, quella che veniva usata più spesso e che veniva vista più spesso, era bella, rifinita, invece le parti delle prolunghe, quelle che solitamente venivano utilizzate con una bella tovaglia, erano un pochettino più grezzine. La nostra mission di oggi è farle diventare tutte quante il più possibile uguali, ci proviamo, anche se sono fatte da legni diversi. Quindi carteggeremo il piano principale che è proprio rifinito bene, ha una vernice protettiva, però purtroppo ha tanti segni, tanti graffi, tante chiazze, e carteggeremo anche tutte le prolunghe. Partirò con una carta 100 in tela, perfetta, con la mia ottima levigatrice, fino ad arrivare a una carta 180-220 più fine, per far sì che la superficie sia proprio un velluto. Dopodiché, quando ci spostiamo dentro, coloreremo anche la base, impreziosendo anche la base, però tra un po'. Mascherina, perché purtroppo quando si carteggia si respira la polvere e non va assolutamente bene. Sapete che io limito al massimo il carteggio. Oggi sono obbligata a carteggiare perché per portare questi due legni di prolunga e tavolo alla stessa tonalità sono obbligata per forza di cose a carteggiare, non posso sverniciare. Partiamo! Mentre la parte esterna, la parte più a vista, più nobile del tavolo è in noce, bellissimo noce, la parte interna delle prolunghe è in abete. Si faceva così perché giustamente veniva utilizzata più per le grandi tavolate dove si metteva comunque una tovaglia all'epoca. Ma la cosa bella è che comunque si è rifinita veramente bene, i laterali al fondo sono noce e venivano comunque messi perché questo legno, un po' più leggero, delicato e meno nobile, poteva creparsi, allargarsi. Queste finiture messe ai lati aiutavano a far sì che il legno rimanesse compatto. La cosa veramente bella è che sono numerate in questo modo. È stato proprio impresso con un intaglierino il numero, in modo da metterle in sequenza e non modificare la posizione. Molto importante perché, essendo fatte a mano, devono incastrare perfettamente. Guardate, qui c'è il numero 2 e qua c'è il numero 3. Quindi l'1 va col 2, il 2 va col 3, il 3 andrà col 4 e così via dicendo. 4 prolunghe ma che non si possono confondere.
guardate che differenza nel listello principale della prolunga che avete e il laterale che è noce. Noce come il tavolo principale. Perfetto per non essere visto ai laterali e per rinforzare il pannello di abete che è leggermente più morbido. Io sto notando che il legno è molto diverso, anche dopo aver visto che comunque è più chiaro di abete, perché passando la levigatrice sull'abete viene via molto più facilmente il segno del tempo, perché appunto essendo un legno morbido si va a carteggiare molto più velocemente. Invece essendo più rigido, più duro, più solido, il noce hai bisogno di una resistenza maggiore per togliere tutti i segni. Il mio tavolo è ritornato dentro il mio laboratorio. Come avete notato mi sono portata all'esterno tutto quanto, quindi sia le prolunghe che il tavolo. Quando si carteggia così tanto è meglio non stare in un luogo chiuso, anche perché la polvere è talmente fine che andrebbe a insinuarsi in tutti i buchini di casa. Quindi anche se avete un aspirapolvere magari giusto, avete la levigatrice collegata all'aspirapolvere, quando si carteggia così tanto vi consiglio di trovare un posto all'esterno. Questo è un plus perché quando si ha lo sverniciatore si può evitare questo passaggio, ma in questo caso, come vi ho spiegato ieri, non sarei riuscita a sverniciare. E ve lo dimostro ora facendovi vedere una delle prolunghe che sono in abete, qua noce, vedete che è leggermente più scuro, qua abete e questo è il tavolo in noce. Vedete la tonalità? Sono molto 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 simili, quindi dopo averlo carteggiato, ripulito dei vecchi segni, righe, graffi, sono felicissima perché ora che ve lo faccio vedere da vicino noterete la perfezione del legno, bello, solido, ha un profumo, un sapore dove si nota che è molto vecchio perché è proprio stagionato, vecchio, con una tonalità molto calda, ma si vede che non ci sono più i segni. E questa è stata un pochettino la mia mission di prima, del carteggiare. Se avessi solo sverniciato, i segni, i solchi sarebbero rimasti. Io in questo modo volevo ripartire da zero avendo un bel mobile, un bel tavolo che avesse di fronte a sé altri 100 anni di storia senza graffi, senza segni. Spesso sapete che li teniamo, i buchi dei tarli, teniamo i graffi, teniamo i segni, ma dipende da cosa richiede il restyling. Qui voglio un bel tavolo che sia bello, rifinito bene, utilizzerò sul piano superiore marron glacé, voglio proprio una bella bella patina, bella patina. Quindi ora la metto a gambe all'aria perché parto rifinendo la parte sotto. Utilizzerò un bellissimo fregio e lo incollerò qua davanti. Tanti di voi mi diranno, ma no, perché lo colori, è bello così. Il mondo è bello perché vario, tanti mobili sono belli al naturale, ma se tutti tenessimo i mobili belli al naturale non ci sarebbe più fantasia, non ci sarebbero più colori, non ci sarebbe Magic Paint. Quindi lo coloro, sì, ma non lo stravolgo. Un bel fregio per arricchire, perché? Perché quando è chiuso è una stupenda console e quindi io voglio che sia bello ed elegante sia da chiuso che da aperto, maestoso deve essere. Partiamo. Queste gambine sono veramente eccezionali e il loro tacco è ottonato, ha questa ghiera ottone molto bella e ha la ruotina originale sempre in ottone. Quindi cosa facciamo? Le lasciamo così, brutte, cupe, rovinate? No. Facciamo il nostro trattamento solito con aceto e sale per farle diventare belle, vive, luminose e vedrete che differenza. Quindi premuniamo mettendo un goccio di nastro carta intorno alla gambina prima di fare il trattamento e vedrete come si fa anche su una gamba, quindi non solo per immersione come facciamo di solito con le maniglie. È un po' più laborioso ma fattibile. Per tutto cerchiamo di andare un pochino sotto, questo perché meno il legno si bagna e meglio è. Più laborioso lavorare così, però guardate quanto è facile. Un po' di sale fino e ce la mettiamo sulla spugna. Poi prendiamo l'aceto e lo mettiamo sempre sulla spugna. Ovviamente un po' il sale scioglierà immediatamente, un po' rimarrà solido. Ma questo è il bello ed è questo che serve all'ottone in questo caso. Vado sulla gammina e sfrego. Avete visto quanto è stato facile? Ho sfregato 10-15 volte solo con una spugnettina di aceto e sale. Perfetto. Sappiate che solo con aceto e sale si ottiene questo risultato, non servono prodotti chimici. Guardate qui e guardate com'era prima. Continuo con le altre 7 zampine.
messo il nastro carta, il mobile un po' gambellaria, perché siamo pronti per la prossima, per il prossimo passaggio. E ve lo spiega Luca, perché ha scelto un po' lui queste cose. Allora, abbiamo scelto un fregio da mettere qua davanti per dare omaggio alla parte console, e abbiamo scelto il fregio V1269 e andrà qua. Esatto. E poi coloreremo tutto di Nuit Parisienne. Esatto, un bel nero vintage. Non esatto. È un nero scontato, non è un nero nero, è un nero proprio che deve piacere, ma è un nero bellissimo. Perché? Perché questo tavolo ha bisogno di essere risaltato, soprattutto nelle parti che abbiamo lasciato, come l'ottone delle rotelline, che è bellissimo, e soprattutto del piano superiore, che ha bisogno di essere ben messo in risalto. Esatto. Allora, apriamo parentesi. A me piace molto anche così. Mi piace. È vero. Perché qua davanti, diciamo, l'artigiano che l'ha costruito ha creato un'opera d'arte. Si vede proprio che ha tornito questa parte di legni, sì, ne ha uniti alcuni, però ha tornito, facendo sì che la vena principale fosse qui. Io non voglio coprire il legno, non voglio coprire la vena, ma devo dare un impatto, devo dare una tonalità e devo colorarlo di nero, devo. Quindi non pensate che ogni tutorial debba essere rappresentato come sto facendo io. Se voi amate avere un tavolo del genere totalmente al grezzo, non c'è nulla di male. Vi consiglio però, per le gambine, di carteggiare a mano, perché comunque sono tornite ed è difficile carteggiare con una levigatrice, quindi li mettete lì con la spugnettina abrasiva e la carta abrasiva e ve la carteggiate. Non è una regola fare quello che sto facendo io, però io lo adoro con questo abbinamento di colori. Perché? Perché sarà più moderno, più contemporaneo, ma diamo al contempo, diciamo, molto molto risalto al piano superiore, che è la cosa fondamentale. Un'altra cosa, questo fregio è spettacolare, è un fregio della linea V2Band, ed è spettacolare perché si tornisce a piacimento. Quindi ricordate sempre, anche se lo vedete così piatto, così lungo, lui una volta riscaldato, io utilizzo il phon termico, ma voi potete utilizzare anche solo un phon per capelli caldo, prende la forma che voi volete, quindi diventerà perfettamente storto, squadrato, ad angolo, come volete voi. Quindi in base alle vostre necessità lo potete tornire, ed è un plus, perché un fregio del genere così grande, così bello, così maestoso ed elegante, tornito, è bellissimo, dà ancora più rilievo a questa forma. I fregi vi arrivano sempre, o quasi sempre, quando sono così grandi più che altro, su questi legni. Lo fanno apposta per evitare delle rotture, ma se dovessero mai rompersi non c'è nessun problema, tanto il fregio va sempre colorato, va tornito, va scaldato, incollato, e quindi non si vede. Perché ve lo dico? Perché in questo punto, lui era l'ultimo dei fregi che avevo a disposizione in questo momento di questa fattura, non me lo sono fatto scappare, me lo sono tenuto per me. Ma sono già in riassortimento, perché la produzione in Inghilterra sta arrivando. E anche se purtroppo questo pezzettino si è rotto, io ora vi farò vedere come rincollarlo alla perfezione senza che si veda nulla. Quindi, se vi arriva per caso a casa un fregio rotto, mi raccomando, non buttatelo, non fate nulla di che. Lo aggiustiamo, lo incolliamo e si può usare tranquillamente. Se un vostro rivenditore, ve ne devo far vedere uno che purtroppo ha subito un colpo, può succedere, perché sono in pasta di legno curvabile, ok? Quindi non vi preoccupate, si può tranquillamente risistemare. E adesso vi faccio vedere come. Ora scaldo un po' con il mio phon termico. Come vi dicevo prima, se non ce l'avete non compratelo apposta, basta anche un phon caldo per capelli. Scaldo un po' questa parte e un po' questa parte, ma poco, solo per ammorbidire. Colla per legno, io uso questa Vinavil molto buona per legno, è ottima. Andiamo leggermente a mettere colla qua, da un lato, colla qui, dall'alto, da questo punto qua così, e ora vedrete che lo avviciniamo. Sarà perfetto, si rincollerà, schiaccio, premo tantissimo, tolgo via gli eccessi di colla, vedete che non si nota proprio nulla, nulla, nulla. Se volete vi tenete vicino un pennellino, sporco con semplice acqua per togliere via gli eccessi di colla che ci sono, guardate, tac, schiacciate tantissimo e scaldiamo. Scaldando la colla verrà assolutamente tirata, assorbita. Farà parte del legno stesso e tornerà a essere come prima. Presso ancora un pelino. Tolgo ancora eventuali rigoli di colla. Schiaccio ancora un po'.
scaldo ancora un po'. Voilà. Aspetto che si raffreddi e una volta che si raffredda sono sicura che sarà perfettamente incollato. Guardate, è ancora caldo, ma muovendolo già noto che è perfetto, è già incollato. Questo perché? Perché la forma, diciamo, molto allungata e sottile crea qualche problema per l'incollaggio, ma la texture, che è proprio fatto con delle polveri di legno e delle colle particolari atossiche, aiutano proprio l'assemblaggio perfetto. Quindi non vi preoccupate, se si sbecca si sistema subito. Ora lo metto là, scaldo e prima di incollarlo faccio prendere la forma della mezzaluna al mio fregio. Col phon scaldo bene il mio fregio. Occhio a non scaldare la base o non bruciare il legno, perché il phon termico scalda tanto. Quindi io vado solo sul mio fregio e lo devo far ammorbidire. E me ne accorgo quando? Quando vedo che inizia ad abbassarsi. Vedete? Diventa morbido, si adagia al supporto e inizia a fare effetto. Luca, attenzione al dito che non voglio scaldarti. Tranquilla, tranquilla. Questo passaggio ci serve solo ed esclusivamente per far prendere al fregio la forma della mezzaluna del tavolo. Si può fare da un lato e si può anche girare al contrario se non basta un lato. Via, togli pure. Grazie. Perché noi ora lo facciamo aderire alla superficie e poi lo lasciamo raffreddare in questa posizione. Mi raccomando, ascoltatemi, state lontani dalla base. Perché? Perché se fra qualche anno voi volete sverniciarlo e riportarlo al grezzo, il vostro legno non deve essere rovinato. E si può evitare di rovinare solo non scaldando la base. Mi passeresti due pezzi di nastro carta? Così io lo fermo bene col nastro carta, così. Qui ci siamo abbastanza, più o meno, due dita. Qua ci siamo abbastanza, due dita qua. Qua mi metto un pezzo di nastro carta, grazie. Così si ferma qua. Due dita anche di qua. E voilà. Quando abbiamo queste posizioni un po' particolari è meglio mettersi comodi. Quindi ora l'abbiamo scaldato. Lo lasciamo raffreddare completamente in questa posizione. Adesso è ancora molto caldo. Quando è bello freddo lo possiamo togliere, mettiamo la colla sul fregio dietro e lo rimettiamo. In questo modo, se è già freddo, non si muove più e mantiene questa arcata. Guardate la forma che ha preso. E vedete che è resistente. Ve lo faccio vedere perché non voglio che abbiate paura nel momento in cui poi dovete farlo voi e utilizzarlo voi. Ora lo prendo qui e ci spalmo la colla dietro. Poi Luca mi aiuta a riposizionarlo. Spalmo sempre la mia colla vinilica per legno dappertutto e non mi preoccupo se esce un po', perché come avete visto anche prima si può togliere l'eccedenza con un goccino di acqua, nessun problema. Quindi devo solo fare attenzione a non premere, perché ovviamente non vogliamo spaccarlo di nuovo. Quindi ora cerco di essere delicata e di mantenere la posizione del fregio. Io con la colla sono solita abbondare un pelino, perché voglio essere sicura che sia proprio cosparsa tutta la superficie, e uso sempre un pennellino, ma molte persone si trovano bene anche a spalmare la colla con le dita. Io vorrei stare un po' bassina. Ci siamo. Bravo, perché almeno si nota di più quando è in piedi, perché sennò se è troppo alto poi non si nota. Ok. Perfetto. Ora scaldiamo poco poco poco. Sì. Diamo solo un'intiepidita, sì. E poi togliamo tutta la colla in eccesso con l'acqua. Vedete, io sto molto lontana e il mio phon arriva fino a 600 gradi in questo momento, quindi non voglio rischiare di bruciare la superficie legnosa. Perfetto. E voilà. Schiacciamo in modo da far aderire il più possibile il nostro fregio alla superficie. Come vedete io ora passo, tolgo via l'eccesso di colla in modo che non rimangano delle, più che altro in rilievo, tanto la colla nel momento in cui poi si asciuga diventa trasparente completamente. Non avendo una base materica è importante non avere spessori di colla. Carico il mio bel pennello Vale da 50, pennello eccezionale per queste lavorazioni, con i New Parisian, e tingo. Qua sul fregio ovviamente ci vado più carica e poi sposto gli eccessi.
perché voglio andare bene bene in profondità. Mi dà una mano Emma, ma lei utilizza un pennello da 30, sempre vale, perché per fare queste belle gambettine nella parte tornita lei deve lavorare nella lunghezza quando ha la parte più lunga e nella rotondità quando trova questo punto, quindi è meglio un altro pennello più piccino. Vai, carica bene, delicatamente si scola solo gli eccessi e si parte. Io tampono un po' perché voglio che non ci siano difettini. Quando ci sono molti fregi un attimo avere delle colature. Quindi è bene, una volta che si è passati, poi tornare e ricontrollare. Questo è uno dei pochi metodi che ci sono per non fare colature gocce. Emma, è quasi finito? Sì, praticamente è finito. Io faccio solo questo pezzettino qui di legatura di legno perché secondo me se una persona si china si vede e non mi piace che non ci sia rifinitura. Quindi il fondale non l'ho colorato, perché voglio che le guide, quelle che si aprono, dopo ve le farò vedere bene, siano belle, pulite, lisce, perché devono scorrere. Quindi metterò della candela, quindi della paraffina, e aiuterò appunto lo scivolare del legno, perché fanno attrito legno contro legno, sono tutte incastrate legno contro legno. Quindi qua non coloro, perché appunto andrei a proprio rovinare l'ingranaggio di apertura del tavolo. Invece ho colorato tutto quello che si vede, quindi questa bordura, questo pezzo qua, questo pezzo qua. Prima mano però, mi raccomando, in Nuit Parisienne su queste superfici semilucide usatemelo puro. Sapete che i colori più scuri, se li diluite un po', perdono la loro tonalità, si alleggeriscono e cambiano. Quindi prima mano pura, seconda mano pura. Sapete perché? Perché se facciamo i ritocchi non è una vera seconda mano, è una mano e mezza, una mano con dei ritocchi. Per questo motivo è importante usare sempre il colore puro, perché risparmiate un sacco di colore e un sacco di fatiche di tempo. La vernice pura fa risparmiare. Seconda mano anche sulle zampine di fronte. Sapete tranquillamente che colorare gambe di tavoli e sedie è difficile. Non pensate che sia una cosa semplice, perché ci sono un sacco di punti nascosti, perché quando la girate trovate altri difetti, perché la pittura scivola, perché sono o quadrate o tonde, quindi è un po' difficile, quindi non pensate che sia un lavoro facile da prendere sotto gamba. Infatti noi ora diamo le due mani gambe all'aria, ma poi gireremo il tavolo e controlleremo che non ci siano dei punti, appunto, perché devono avere qualche ritocco. In effetti spesso faccio i corsi o nei miei tutorial, vedo che mi commentate, pensate che partire magari da un tavolo, da una sedia, sia una cosa molto facile. Vi dico proprio che non è così, cioè le sedie solitamente sono veramente un restyling molto molto impegnativo e molto molto lungo, perché bisogna essere attenti soprattutto per non fare troppe goccine. Adesso io lavoro in orizzontale cercando di stendere bene la pittura ovunque. È arrivato il momento di trattare il piano del tavolo. Come vedete sotto è tutto bello nero, unito, liscio, profondo, molto molto bello. Darò fra un po' di grattatina con una carta abrasiva fine per fare un po' di decapè. Ma per ora mi dedico al piano superiore. Voglio stendere prima una mano di marron glacé, che sapete il mio protettivo. In questo caso uso la versione satin, quindi satinato. C'è anche la versione gloss, quindi più lucida. È il mio protettivo che ha un'ambratura color noce. Molto molto elegante. Dipende, scurisce in base a quanto voi diluite. Quindi se voi lo volete più leggero mettete un po' più di acqua, se lo volete più forte magari mettete solo un 20% di acqua e fate due passate di marron glacé, perché si può anche sovrapporre, ok? Se invece volete una bella protezione strong ma non volete scurire troppo, potete anche passare una mano di marron glacé e una mano di protettivo satinato classica, liscia, senza colorante all'interno, e sarà molto molto protetto.
Io ora ho una bilancina qui perché voglio farvi vedere quando diluisco, perché vi dico sempre a sentimento, ma vi voglio far capire che cosa vuol dire per me a sentimento, perché non è sempre il 20%, spesso su un legno così, dove si vuole passare una velatura molto molto leggera e non coprire assolutamente neanche un nodo, è importante diluire un po' di più e vi voglio far vedere quanto diluisco un barattolo nuovo per farvi capire quanto è importante miscelare bene l'acqua in base al risultato che si vuole ottenere. La prima regola, come sempre, è miscelare molto molto bene, perché i pigmenti devono appunto addensarsi. Nel protettivo satinato è ancora più consigliato miscelare bene, perché il satinante si ferma al fondo. Quindi se volete una bella soluzione satinata al punto giusto, bisogna girare bene 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 bene. Ora io accendo la mia bilancina, e anche se ho la tara del barattolo e il velalegno, non importa, sono pochi grammi, vi voglio dire quanto misura. Misura 500 grammi, 509 veramente, un po' di più. No, 515. 515 definitivo. Io metto acqua e vi dico quanto è, secondo me, a sentimento. Ora è 642. Ed è ancora un poema, per favore. E ne metto ancora un po'. Quindi io ho messo all'incirca 150 grammi di acqua su 500 grammi di pittura. Quindi è più del 20%, è diciamo il 30%, quasi il 40%. Quindi ricordatevi, è molto molto importante capire che in base a quello che voi dovete andare a fare deve essere diluito in un modo differente. Sono appunto a 6,42, ne metto ancora un po'. Io voglio arrivare a 700 grammi. Sono quasi all'orlo, perché i barattoli arrivano con una superficie, diciamo manca al bordo un bel po', questo per garanzia, per sicurezza, perché se dovessero mai aprirsi o scoppiare non esce il prodotto, è proprio una garanzia che abbiamo. Ed è liquido, è molto liquido. Non è che non protegge, protegge, deve semplicemente metterci più tempo ad asciugare. Questo che cosa fa? Fa sì che il protettivo sia assorbito molto bene dal legno, sia una venatura delicata della tonalità che a me interessa, quindi tendente al noce, perché è un color noce ma steso su un legno di noce molto vecchio. Scalderà leggermente la superficie. Ma perché io do il marron glacé? Perché poi voglio avere un legno ambrato, quindi di questa tonalità, da proteggere con l'idrorepellente. Perché non so ancora se questo tavolo lo utilizzerò anche all'esterno, perché ho un portico e per ora penso di metterlo all'interno, bello aperto in tutti i suoi 3 metri di bellezza, e lo vediamo fra un po' aperto. Adesso faccio prima la parte superiore, perché come potete vedere si apre, diventa tondo, ma se uno vuole si allarga e diventa quasi 3 metri. È un tavolo intelligentissimo. All'occorrenza passa da essere console a essere tavolo per gli ospiti. Non so se mi servirà di più all'esterno o all'interno. Quindi vi faccio vedere come colorare il tutto. Quindi le prolunghe, che sono di due materiali diversi, ricordate, un abete e una noce, cerchiamo col marron glacé di accomunarli, farli sembrare uguali. E poi passo l'idrorepellente. In questo caso ho una protezione che mi garantisce la resistenza anche all'umidità, all'acqua in esterno. Passerò l'idrorepellente anche sulle gambe, così sono tranquilla. Per la stesura del mio marron glacé utilizzo il Super Silk, che è il pennello perfetto per stendere anche l'idrorepellente. Utilizzerò appunto lo stesso pennello per tutte e due. Questa è anche un'ottimizzazione di costi. Mi trasferisco sul tavolo, senza gocciolare. Carico bene il mio Super Silk in modo che sia bello pieno di colore e protettivo all'interno. E ora, partendo dal centro, parto con la protezione. Bisogna stenderlo bene, 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 senza lasciare striature, coccolandoselo proprio, perché questo è un legno eccezionale, con tanti anni alle spalle, e deve essere proprio coccolato. Il consiglio che mi sento di darvi quando spalmate su un legno il marron glacé è di stenderlo, fermarvi e guardare come assorbe, in modo da capire come procedere. Spesso vi consiglio anche di stenderlo
sotto il tavolo, al contrario, perché così capite quanto tonalizza, come assorbe e capite se vi piace. Io aspetto un attimino, capisco se mi piace la tonalità raggiunta, se devo ancora mettere acqua, se voglio fare due passate di marron glacé per scurire di più, non penso, e poi capisco come procedere. Il marron glacé in questo caso ha messo in rilievo tutte le venature. Non ha coperto come se fosse un unico colore che fa un mattone color noce come un vecchio impregnante sulla superficie. Come vedete ha messo in rilievo tutte le venature. Questo perché? Perché la sua ebollizione ha aiutato i pigmenti a entrare nel legno e a tonalizzare in base appunto all'assorbenza della vena. In certi punti assorbe di più, in certi punti assorbe di meno e quindi la vena rimane ancora più viva. Non è un colore che copre, ma è un colore che rivitalizza. Perché mi sono permessa di consigliarvi di aspettare prima di stendere una seconda mano di marron glacé in modo che fosse ben asciutto e ben assorbito? Perché nel momento in cui il legno più vecchio o più giovane assorbe il nostro marron glacé, assorbe di più se più diluito, assorbe di meno se più puro, tirerà fuori la sua tonalità ambrata, colorata. E guardate il mio piano. È stato steso il marron glacé da tipo un'oretta, non è ancora asciutto in profondità, ma è asciutto in superficie e si è assolutamente schiarito, perché asciugandosi si è schiarito. Se volete dare una seconda mano è possibile, ma magari fra un'oretta o due, non subito, perché prima deve penetrare tutta la tonalità di colore. Quindi mi raccomando, prima di dare due mani ed essere avventati pensando che colori poco, assorbite la prima passata, guardate se vi piace, non è sempre necessario passarne due. Ora io vado sulla prolunga, la prolunga della parte interna. Guardate come assorbe in modo differente l'abete rispetto al noce. Mi raccomando, anche se avete già steso il protettivo diluito su quella parte lì, se siete stati fermi per un po', anche per mezz'oretta, il protettivo va di nuovo diluito bene girandolo. Quindi prendete il legnetto e girate bene, 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 bene. Io ho diluito già tutta la latta perché sono sicura che comunque il tavolo molto grande mi prenderà comunque almeno tre quarti di barattolo. Magari un po' ne avanzerò, ma non importa, se lo chiudo bene lo posso conservare per molti mesi. Giro, giro, giro in modo che i pigmenti siano completamente miscelati al satinante, all'acqua. Quindi mi raccomando, occhio, perché se non girate bene possono rimanere sulla superficie delle macchie di satinante e di pigmenti. Carico. Accarezzo i laterali. E parto, guardate che carini i numerini 2 e 3. Qui l'assorbenza è molto differente, perché questo legno ha un'assorbenza forse più veloce, è più morbido, quindi essendo più morbido beve di più, il protettivo viene assorbito prima. E la tonalità, anche se secondo me a fine della stesura rimarrà molto simile al legno noce esterno, ora sembra diversa. Guardate questa noce, questa abete. Avete visto quanto è lungo? Lungo quasi 3 metri, è un bel tavolone. Vi devo dire la verità, Stefano è appena passato e mi ha detto che lo vorrebbe in casa, quindi anche se sono sicura che andrà in casa passo comunque l'idrorepellente, perché sarà protetto anche da diciamo colature di acqua, di vino o altre bevande. È bellissimo notare quanto il marron glacé abbia tonalizzato unendo i due legni. Ecco, sì, si nota ancora un pochettino la differenza con la cornice, ma veramente poco. E invece la parte in noce e la parte in abete sembrano dello stesso legno. Forse si nota un pochino perché la venatura dell'abete è leggermente più larga rispetto a quella del noce, che è più fine, più raffinata. Però se voi lo guardate da vicino potete notare la tonalità del colore, che all'occhio non fa più nessuna differenza, non si capisce più che sono due legni differenti.
Vi voglio far vedere anche quanto sono belli, da tavolo aperto, i numeri incisi sul legno delle varie plance. Secondo me sono veramente un tocco raffinato. È arrivato il momento di decapare leggermente. Perché faccio un decapè? Perché metto in rilievo le forme molto morbide del tavolo e anche un po' di fregio, cercando di accomunare tutti i colori anche qui. Ho messo un pezzo di carta da 100 su una spugna abrasiva. Perché? Questo è un ottimo metodo per salvare al massimo le spugnettine abrasive, ok? Quindi non buttarle via, si possono tenere, possono servire da manipolo. Perché è meglio avere una spugnettina abrasiva sotto? Perché essendo morbida e meno rigida, gratta meno, graffia meno. Quindi ho messo la mia carta da 100 qui e vediamo come funziona. Voglio fare questo decapè delicatissimo sul mio fregio e guardate come esce fuori il colore del fregio, più chiaro. Su questa base così scura. Ci vuole un po' di pazienza e bisogna fare un lavoro un pochettino delicato. Vado anche sulla struttura, poi dopo ritorno sul fregio. Aiutatevi anche con una spugnettina abrasiva, bella sfumacciata, per arrivare in certi punti magari più ostici. È arrivato l'ora di passare l'idrorepellente. Io mi sono rilassata e ho fatto passare una bella notte, perché comunque il marronglass deve asciugare bene. Questi legni sono molto vecchi, devono avere il loro tempo per assorbire e definire la tonalità. Quindi sono sicura al 100% che una sola mano mi basta e la tonalità del legno che ho assunto con una sola passata di marronglass è bellissima, molto satinata. Il mio idrorepellente Magic Water anche esso è satinato in questa versione e quindi aiuterà a mantenere questa satinatura molto elegante, molto fine. Parto stendendo Magic Water sulla base. Perché? Perché è più facile. Lo stendo qui, poi dopo lo giro, lo metto sui suoi piedi e posso iniziare a fare le plance di diverse grandezze. Altrimenti se dovessi fare prima il legno, devo aspettare che i legni siano asciutti completamente in profondità, quindi si parlerebbe di finire domani per fare le gambe. Quindi mi raccomando, quando fate questi lavori con l'idrorepellente, visto che i tempi di asciugatura sono molto lunghi, ragionate un pochettino su come organizzarvi. Il bicomponente A e B vanno miscelati al momento. Tanti di voi mi hanno detto, Elisa, dopo un'ora che ho miscelato i componenti, inizia un pochettino ad addensarsi, fa grumi. È normale, ok? È normale perché? Perché la nostra catalisi è molto efficiente, funziona molto bene ed è ciò che rende l'idrorepellente resistentissimo all'acqua e agli urti. Quindi se non funzionasse non sarebbe giusto, cioè è normale che entro le 2 ore e mezza, 3, diventi molto solida, una pappetta molto solida. Quindi è normale che dopo un'ora che voi avete miscelato i componenti inizi già a prendersi, ma non capita nulla.
Cosa vuol dire? Che si prende un pennello, si gira bene, rimarrà cremoso e si può ancora utilizzare. Non succede nulla anche se dopo 2 ore lo vedete che si rapprende e voi dovete ancora usarlo. Piuttosto mettete ancora un 5 grammi di acqua, miscelate ancora bene, girate ancora bene e utilizzate. Sapete cosa succederà? Che quell'acqua evapora, si asciuga e rimarrà comunque la catalisi. Ovvio è che non si possono mettere 20% di acqua, no, l'acqua è poca e serve per aiutare nella stesura, nella fluidità, ma bisogna dosarla e utilizzarla quando serve. Non fatevi prendere dall'ansia perché magari vedete che l'idrorepellente si rapprende perché è un ottimo idrorepellente, la catalisi eccezionale. Io ora userò più o meno 200 g di idrorepellente e miscelo solo quello che mi serve. Se non mi basta ne faccio ancora un po'. Quindi il mio consiglio è piuttosto poco per volta, piuttosto fatene solo 50 g e ne fate poi di nuovo 50, ok? Tanto ce l'avete lì, non capita nulla, allora basta rimischiare i componenti. Usatene poco per volta in modo da non avere sprechi, ok? La mia bella ciotolina, pulitissima, mi raccomando. Questa è la base, è l'ottima base che serve per proteggere. E ne metto 200 grammi. Le istruzioni sono veramente fatte bene, sono tutte sulla scatola, quindi non abbiate paura, sono facili da capire, da leggere, non ci sono bugiardini complicati come se fossero medicinali, anzi, le abbiamo scritte noi in modo molto molto accurato e semplice ed è facilissimo metterle in pratica, quindi non vi preoccupate. Io ho la mia bella bilancina, la mia bella ciotolina e ne ho messe 200 grammi, anzi 208, quindi ne tolgo ancora un goccino. 201, va bene. La catalisi è 1 a 10 20 grammi. Bravissima. Metto la catalisi dentro. Ora io non ho ancora messo acqua e non ho messo nulla dentro, quindi occhio, l'acqua non si mette adesso, si mette dopo, e quando ve lo dico io in questo momento. Quindi 20 grammi su 200. 20 grammi, perfetto. Me lo chiudi per favore? Certo. È importante chiuderli subito, non state a perdere tempo, non lasciateli aperti delle ore. Pellicola, vedete che Emma ha preso la pellicola, metto un pezzettino di pellicola di plastica subito, poi mette il tappo protettivo, assolutamente, e poi ancora il tappo a vite. Questo è il metodo perfetto per chiudere bene. Tolgo un secondino dalla bilancina e giro. Giro con il mio apribarattolo. È già densa, è tremendo, la mia catalisi è tremenda, guardate come è densa in fretta. Sta già rendendo il tutto molto cremoso e vellutato, ma rapprende, perché la catalisi è proprio questo che fa, rende durissimo qualsiasi superficie. Quindi non si gira il nostro composto con legnetti o comunque con un qualcosa che potrebbe contaminare. E prima di aggiungere l'acqua, non è obbligatorio mettere l'acqua, ma se volete metterla per essere più vellutati nella stesura, lo si fa dopo che si è mischiato A e B. Ora che ho miscelato bene 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 bene, metto l'acqua, un goccino. Su 100 grammi, più o meno, 8-9 grammi di acqua. Sulla confezione è tutto scritto comunque, quindi non vi preoccupate, perché su 250 grammi noi consigliamo di metterne 10, ma se ne mettete 12 grammi non capita nulla. Quindi molto tranquilli sulle percentuali. Bilancina. Perfetto. 8 grammi, la percentuale perfetta. Ora giro bene con il mio apribarattolo e poi l'ultimo giro lo do con il pennello Super Silk. Il pennello perfetto per stendere l'idrorepellente ovunque. L'idrorepellente io lo passo dappertutto, sia sulle gambe che sui legni, perché non so ancora dove posizionerò questo tavolo, ma magari andrà sotto un portico, quindi è meglio premunire che curare. Lo passo ovunque e io sono sicura che vi stupirete quando vedrete con quale facilità si stende l'idrorepellente, ma vi stupirete soprattutto di che resa ha, perché con 200 grammi veramente fate tutto il tavolo, e questo è un tavolo da 3 metri. Inoltre vi stupirete perché nel momento in cui avete passato l'idrorepellente e avete tolto tutti gli eccessi, io ora ci sono andata un pochettino più abbondante perché devo andare all'interno del fregio, quando inizierà ad asciugare sarà completamente trasparente, e questo è un plus solo dell'idrorepellente nostro, perché solitamente i bicomponenti a base resinosa, tipo
magic water, tendono a diventare giallini o rimangono molto biancastri. Invece il nostro magic water non è così, è stato calibrato per essere perfettamente trasparente anche sugli scuri. Ora lo stendo bene qua, picchietto, aspetto che si assorba un pochino bene dentro e dopodiché quello che ho messo in eccesso lo stendo sul resto della superficie. Stendo un po' su tutta la superficie in modo che sia già calibrato il quantitativo che vado ad utilizzare. Pian pianino la vernice sottostante andrà anche un pochettino ad assorbire l'idrorepellente. È normale. L'idrorepellente non serve solo per proteggere in caso di acqua diretta, ma aiuta anche nel caso ci fosse nell'aria molta umidità. Questa umidità che potrebbe tanto deteriorare. Chiaro è che l'umidità arriva anche da sotto, non solo da sopra. Però sulle gambe, magari sottoposte a un'umidità più elevata, sicuramente passarlo aiuta tantissimo. Carichiamo bene, mi raccomando, perché comunque il legno berra ancora e noi dobbiamo coprire tutta la superficie senza lasciare segni. Faccio prima metà, stendendolo bene, magari stendendolo anche con pennellata incrociata se avete un legno molto ruvido, eh. Ora tiriamo in modo che la vellutatezza dell'idrorepellente non lasci segni antiestetici. Ora inizia a essere assorbito e man mano che io vado avanti controllo come si comporta il legno. Quindi ricordate sempre che anche se avete visto un tutorial sull'utilizzo del prodotto, le specifiche cambiano moltissimo, soprattutto in base al materiale che mi andate a proteggere. Se è legno grezzo, se è legno verniciato, le specifiche cambiano in continuazione in base al materiale che voi andate a proteggere, quindi occhio, quando usate il prodotto potrebbe cambiare qualcosa. Ci vorrebbe magari un test sempre in un punto più nascosto, non provate magari subito nel legno principale, ok? Fate un test di assorbenza magari in un punto più nascosto prima. Ora alliscio bene tutta la superficie. Se vedo che in alcuni punti non è sottile ma ci sono degli avvallamenti, li devo assolutamente togliere, perché l'idrorepellente, come vi spiegavo, per non avere segni deve essere steso bene in modo omogeneo, sì, ma non deve avere accumuli. Quindi voi dovete ripassare e cercare di tirarlo e far sì che sulla superficie ne resti una quantità veramente esigua. Ora ricontrollo un'altra volta e passo agli altri pezzi del tavolo, sia le plance che la parte aperta. Per la parte aperta devo aspettare che sia completamente asciutta e secca in profondità questa parte, perché si deve aprire il libro. Ricordate anche che prima di passare alla seconda mano l'idrorepellente deve essere veramente, veramente asciutto. Diciamo che io vi do la garanzia che in 2 ore sia asciutto al tatto, in qualsiasi stagione. Ovviamente quando fa molto caldo, in estati torride come questa, asciuga molto prima. In inverni umidi ci può volere un po' di più, però diciamo che entro le 2 ore al tatto non succede nulla. Prima però di passare una seconda mano, non bastano 2 ore. L'idrorepellente funziona bene, 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 crea il film idrorepellente se la seconda mano viene stesa almeno a 18-24 ore dalla prima. Una cosa che dovete fare però quando voi fate dei lavori del genere è assicurarvi che l'ambiente non sia mai umido. Quindi se lo spalmate in docce, piastre del bagno, piastre della cucina, dovete pensare che la casa deve essere calda, asciutta e non umida. Non potete utilizzare la doccia per un po',
Quindi prima di mettervi a fare un lavoro del genere non dovete avere perdite di acqua dai sanitari, non ci devono essere sgocciolamenti dal bidet piuttosto che dal lavandino piuttosto che dalla lavatrice. Non potete utilizzare la doccia e la casa deve essere riscaldata. Scusate per il punto, ma molte persone mi dicono: devo andare a abitare in questa casa tra un po', prima faccio le piastrelle, ma la casa nel frattempo non è riscaldata. E questa cosa me la dicono a novembre, dicembre, gennaio, febbraio. Quindi attenzione, l'idrorepellente va usato in ambienti caldi, secchi e mai umidi. Ma non rispettate le linee guida ed è importantissimo tassativamente rispettare le tempistiche. Prima della seconda mano 18-24 ore, prima di farsi una doccia 6-7 giorni. Un'ultima cosa, ci sono superfici in cui bastano due mani, ci sono superfici in cui magari ce ne vogliono tre, magari l'anta sotto il lavandino, magari l'anta dello scolapiatti, sicuramente le piastrelle dentro la doccia. Andate per cortesia a vedervi bene anche le indicazioni che do, perché quando si fa una doccia, in generale o comunque un bagno, bisogna fare molta attenzione al silicone vecchio, al silicone nuovo, alla stuccatura. Facciamo dei lavori che sono fatti a regola d'arte per far sì che siano duraturi nel tempo. Anche questo restyling è finito. Che ne dici, Luca? Molto soddisfatto, soddisfatto e felice. Allora cosa facciamo? Lo pieghiamo in quattro, lo chiudiamo e te lo porti a casa in macchina. Vabbè, magari. Perché magari. ci sta in macchina. La cosa bella di questi tavoli, di questi mobili vecchi, è che spesso sono veramente una scoperta, anche per noi che a volte li acquistiamo e diciamo: ma chissà come verrà. Io ora che sono entrata e l'ho visto arredato e diciamo anche apparecchiato, dopo che tu ci hai messo mano, mi sono stupita di quanto sia bello questo nero, di quanto sia profondo, ma soprattutto di quanto un tavolo così vecchio possa veramente riservare sempre sorprese. Davvero. Nessun mobile nuovo appena acquistato darebbe le stesse emozioni. Il restyling non è solamente recuperare, risparmiare, no, è proprio emozione, lo stato puro. Qualcosa creato da noi ed è perfetto in quell'angolo, non c'è paragone. Personalizzato, fatto per noi, come piace a noi, un pezzo unico. È vero, quindi ora è Natale, noi abbiamo apparecchiato questa bellissima tavola spendendo quanto? Niente. Pochissimo, perché ci sono qualche candela di recupero, pigne, che ho raccolto con i bimbi nelle mie scampagnate. La cipressina, sì. Che quindi andate in giro, scovatela, tagliatela, e se voi volete qualche foglia colorata con rococò, la perfezione. Anche per l'albero, non serve tanto, lui ha fatto una cosa elegantissima, ok, mettendo anche dei fiori, ma mica detto, basta, no, con che, vero? Di fantasia e basta. Ok. Fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto questo tutorial. Alla prossima. Ciao. Buon Natale. Buon Natale.